E sul Defin, settimana in aula alle Camere, la maggioranza rilancia sì al dialogo con l'Europa ma senza pregiudizi e per il bene degli italiani. Le opposizioni avvertono, si fermino o il Paese rischia. Roberto Chinzari, poi Angelo Polimeno Bottai. C'è chi come la Lega lo definisce uno scontro tra economia reale e virtuale, chi come Di Maio sottolinea la tipicità di avere commissari europei e opposizioni che tifano per il peggio. Lo spread oltre quota 300 non scalfisce le convinzioni della maggioranza, che piuttosto punta il dito contro i pareri di Bruxelles sulla manovra considerati politici e pregiudiziali. Di Maio a Berlino incontra il ministro del lavoro tedesco, occasione per confrontarsi su quella riforma dei centri di impiego che la Germania ha realizzato con successo. Si parte da lì perché il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo, spiega Barba Alezzi, ma aiuterà circa 6 milioni di persone nel percorso di reinserimento al lavoro. Poi il ministro aggiunge sulla manovra il Parlamento è sovrano. Stiamo facendo quello che i cittadini ci hanno chiesto, superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e risarcimento ai truffati delle banche, cioè quello che dovevano fare prima di noi e non hanno mai fatto. Ma adesso l'opposizione con i giornali a seguito ci critica e diffonde bufale, ma noi siamo tranquilli e andiamo avanti perché è la strada giusta.